Senza straffare. Bello, L4. Sono forti, eh. Forti. Ma insomma. 2 contro 1 non è giusto per. C'ha sempre. Allora Luciano, eccomi. Quindi siamo qua, su, dici un po' del torneo. Dimmi, fammi una domanda. No, del torneo, dai. Il torneo è arrivato alla terza, al terzo terza coppa, è il terzo anno che la facciamo. Quest'anno siamo riusciti a portare 8 squadre per fare questa manifestazione, alcune sono straniere, una dalla Slovenia, una dalla Spagna, poi c'è praticamente rappresentata tutta l'Italia, dalla Sicilia sino a Bolzano, passando per Napoli e Terni, più noi che siamo padroni di casa. Ha vinto la nazionale italiana, che vediamo. Presa la rivincita, si è presa la rivincita dallo scorso anno. Che parlare, il cane ha fatto la cacca là. Ecco, bravo, ecco, è diretta, diretta. Vediamo uno dei ragazzi che si sta prestando. Seconda si è classificata una squadra molto forte di Napoli e terzi gli ospiti sloveni. E gli altri, diciamo, più o meno, il valore degli atleti è abbastanza alto e tutti potevano essere anche vincitori. Adesso dillo te, poi faccio delle immagini. Cosa stiamo vedendo? Adesso stiamo vedendo i ragazzi della nazionale che si stanno prestando a fare da sparring partner per i vostri ragazzi, per i nostri ragazzi. Bravo. E infatti cosa hai proposto? Io ho proposto di farvi venire 2 volte alla settimana in palestra di mattina per cercare di fare qualcosa di positivo con i ragazzi. Quindi di avviare questa nuova pratica sportiva. Esatto. Noi ti ringraziamo dell'invito. Poi ci mettiamo d'accordo per i giorni e ci vediamo. Grazie Luciano. Okay. Immagino, è un dovere. Ecco il presidente. Presidente, grande invito da parte di Luciano. Di iniziare questa nuova attività 2 volte alla settimana. Accogliamo con soddisfazione. Quindi, oltre le bocce, il nuoto, il calcio, il basket, adesso tennis table. Abbiamo fatto. Quindi, insomma, stiamo incrementando. Vediamo gioco scorretto di Schirru con la pancia sul tavolo e anche le mani quasi sdraiato, diciamo. Gioca con tutto il corpo. Ehi, quasi un tiro a effetto a rientrare. Mm?